Sì, avete letto bene, Pokémon Smeraldo, ma la mappa è randomizzata. In che senso, chiederete voi? Molto semplice. Ogni singola porta, grotta o teleporter dell'intera mappa di Hoenn ci catapulterà in un punto a caso della regione. Questa mod è stata fatta sviluppare da Point Crow, uno streamer americano, e siccome mi è piaciuta tanto l'idea e ha reso disponibile questa mod, ho pensato bene di portarla anch'io. Però mi sembrava corretto citare la persona che ha reso possibile tutto ciò. In ogni caso, ecco com'è andata. Ah giusto, mi sono dimenticato di dire un paio di cose. Punto primo, qual è l'obiettivo del video? Battere le 8 palestre, i Super 4 ed il campione seguendo l'ordine corretto, anche se purtroppo non è stato possibile, ma capirete il perché guardando il video. E punto secondo, vi invito a lasciare un like a questo video e iscrivervi al canale qualora ancora non lo aveste fatto. E inoltre ci tengo a ricordarvi che Pokémon Smeraldo con la mappa randomizzata è stato giocato in live sul mio canale Twitch, dove potete trovarmi live tutti i giorni tranne la domenica, link in descrizione nel commento pinnato in alto. Ma adesso cominciamo. Io non so quanto ci metteremo. Potremmo metterci 4 ore, così come potremmo mettercene 27. Dipende tutto quanto da una cosa: quanto in fretta troveremo tutte quante le palestre. Mi perdonate se tipo skippo in questa maniera, perché non ho la minima voglia di... Ehi, che coloracci scuri abbiamo qua! Questa povera crista dovrà girare per tutta Hoenn nella maniera più sbagliata e meno logica di sempre, quindi... la chiameremo Confusia. Non ci sta Confusia. Porca troia! Zitta, non me ne frega un cazzo di tuo marito che ti ha abbandonata. Se lo ha fatto c'è un motivo, stronza. Ah, yes. Guardate che bello il Kamjar di Brandon. Inizialmente, proprio giusto le case di Albanova. Albanova si chiama, non ricordo il nome in italiano. Comunque le case di questo villaggio non sono randomizzate, perché noi dobbiamo poter entrare dentro queste case per poter cominciare il gioco. Lo spasso... comincerà sola rosa, ma intanto dobbiamo scegliere il nostro starter. E una parte di me muore perché non prenderò per una volta nella mia vita lo starter di tipo erba. Bensì prenderò quello di tipo acqua, prenderò Mudkip. E signori, adesso inizia ufficialmente la randomizer della mappa di Pokémon Smeraldo. Il nostro Mudkip ha preso danno, giusto? Bene. Vogliamo andarlo a curare? Ok. Entriamo pure nel centro Pokémon di sola rosa. Come la via Vittoria. No! Non una Riyama al 38! Fermati, fermati, fermati! Scappa! No! Morto. Morto. È vero che non posso ancora correre perché non ho le scarpe da ginnastica. Con cosa cazzo l'ha mandata? Con le Crocs? Wait! Io dovevo parlare con te, giusto? Ah, è il tizio della scrivania quello con cui devo parlare? Dai, parlaci. Aspetta, ma quelli sono i beni della Devon? Non lo sono! Non ce li ho! Oh no, allora piano. Questo è il nascondiglio del team acqua. Faccio più casino che altro se vado lì. Quindi evitiamo. Sono tutti qua. Abbiamo il nascondiglio del team acqua e il nascondiglio del team magma, entrambi nella città con la palestra di tipo volante. Ok, buono a sapersi. Quanto sto rovinando la storia. Buono! La palestra di tipo ghiaccio è là? L'ottava, vero? L'ultima, benissimo! Ciao Brandon Contrico. Aspetta che uso Growl ancora una volta e poi ti attacco. Ti è stronzo? Mo, il prossimo obiettivo è andare a prendere un Ralts per evitare di rimanere incastrati in giro. Perché è possibile rimanere softlockati, quindi... assai importante prendere il Ralts. 1, 2, 3 e Spacic. Bene. Diciamo addio ai softlock. Non penso neanche che lo farò evolvere. O forse sì. Se capita sì, altrimenti non sto lì a impazzire. Non posso passare. Non posso passare e neanche vedere quella casa perché mi caga il cazzo finché non trovo papà. Che due coglioni. Quindi io diciamo che tecnicamente sono bloccato qua. Tecnicamente, ma entrando qui dentro e andando direttamente a Ferruggipoli, posso esplorare queste di città. Proprio schippo di brutto tutto quanto e adesso vediamo edificio per edificio dove ci porta. No, zio. Zio, non puoi. Sapete cosa potrei fare? Andare in un percorso molto alto e cercare di catturare un Pokémon lì. Me.
Un pipi su Poggers, raga, abbiamo trovato il Viagra. Vediamo che Pokémon è. Ariyama. Al 40. Oh, ma sai che... io ci provo. Non si sa mai. Easy. Easy. Ma che... ma io non ce l'ho il Pokénav. O ce l'ho? Non c'ho il Pokénav. Su cosa cazzo l'ho salvato il numero? Usciamo da sta porta, vediamo dove mi porta. Ah, capito, perché è una porta che mi porta a Cuor di Lava. Poggers. Allora, entriamo nel centro Pokémon che dovrebbe portarmi delle nonnine. Sono in un market. Qua vendono tanto le cose per la base segreta, quindi come non detto, never mind. Scendiamo giù di sotto. Ah, sei tu quello che mi dà l'uovo? Non ce ne facciamo assolutamente niente di quest'uovo di merda, ma siccome lo volete lo prendo. Fermi, siamo di nuovo a Fall Harbor. Da Fall Harbor possiamo tornare direttamente a Solarosa, vero? Non qua? Aha, eccoci qua, va bene. Ok, vediamo l'Aqua Hideout con i suoi 1000 teleporter dove ci conduce. Di nuovo la Seafloor Cavern dal Team Acqua, quindi è tutto quanto bene o male collegato. E qua siamo nel percorso che più ci si addice, cioè il 104. Troviamo una Pokéball e aspetta, perché qui abbiamo due ingressi importanti, cioè la casa del signor Marino, che sono le cascate meteore in realtà. Ascolta, ti faccio fuori con confusione. Ciao Cindy. Ah, eccoli qua i vecchietti. Letteralmente l'ingresso più sopra. Oh no, John vuole combattere. Oh cazzo, Johnny. Johnny, non farmelo fare. Sono fottuto. Ok, saliamo le scale invece che prendere il teleporter sto giro. L'avevamo già fatto anche prima. Entriamo qui dentro a sto punto. Palestra numero... Telepath, è la settima. Allora, le sto trovando al contrario. Invece che trovare l'ordine giusto le trovo storte. Ma figa. Ma com'è possibile? C'ho un museo nautico. Mi stai cercando per Stern? Sono io. Che culo. Abbiamo trovato la persona a cui dare il pacco. Ah, quelle devono essere le parti che avevo ordinato dal signor Devon. Proprio quelle. Quindi ora tecnicamente se torniamo nel museo dall'alto ingresso il team acqua non c'è più. Giusto? Come ci torno dentro adesso? Bella domanda. Perché qua dentro cosa c'è, dato che non l'ho mai visto io? Via Vittoria. Di nuovo. Ma sai che sto Loudred quasi quasi buono. Secondo Pokémon preso. Altro centro Pokémon. Questo giro dove cazzo è? Togli dalle palle che devo leggere la mappa. Pelato di merda. Pelato di merda, poverino. Qua siamo a Ferruggipoli. Ok, no, perché siamo collegati a due città diverse, mo. A Porto Alghepoli o Selcepoli, quel che... un altro centro Pokémon. No, che due coglioni, di nuovo il Monte Pira. Non ce la faccio più. Hai cagato il cazzo. Oh. Oh, perdonatemi, ma non ce la faccio più a stare lì. È la 27ª volta che torno a Monte Pira. Per carità, poi magari è l'unico punto in cui posso arrivare alla prima palestra. Perché quella che sto cercando io, mo. Un altro centro Pokémon. Sono tutti qua. Ora sto facendo struggle. Facendo struggle prendo danno anch'io quando attacco gli altri. E quindi muoio. Ok. Oh. Cambio di city. Ciclamipoli. Ciao, bro. Dai, stai zitto, Lino. Tanto fai cagare. Ma con un Ralts al 16, ma dove vuoi andare? Coglione, guarda sta Sandra al 41. Wait, su Topolis, ma una parte che ancora non ho visto. Il cui market mi porta alle cascate meteora con un PP up. Ecco, devo smettere di trovare PP su. Il gioco mi sta facendo... davvero credo di avere qualche problema al PP. Che... ho qualche problema al PP? Ok, Pacific Log di nuovo. Qua sono stato nel suo Poké Center. Che invece che un Poké Center è un'erboristeria... buono. Mi sto confondendo. Ma come sott'acqua? Frate, ma che vuol dire sott'acqua? Oh no, l'acqua hideout di nuovo.
che mi porta effettivamente all'acqua hideout. Che mi porta dove? All'abandoned ship. Jesus, no, basta. Vieni qua. Palestra di Alice. Allora, la sesta. Le sto davvero trovando a ritroso, ma che palle. Com'è possibile che non abbia trovato ancora nulla di effettivamente utile? Pokemarket. Di nuovo la Navel Rock. Sky Pillar, salve. Oh shit. Oh shit. No, cazzo, non ho salvato. Ah. Ma se n'è andato? Devo andare prima ad Oceania e tornare lì. Ma raga, quello è un film della Disney. Oh, you. Beh, ecco la Ceneride. Groudon e Kyogre stanno incazzati. Raga, io non ho ancora trovato la prima palestra, ma ho già sbloccato tutta quanta la lore di Rayquaza che va a menare di brutto Kyogre e Groudon. Ma perché? Ragazzi, smettetela di litigare. Sono buoni i tortellini sia in brodo che con burro e salvia. Ehi, sto navigando. Ok, piano. No, non avevo surf, me l'ha sbloccato. Quindi ora posso tornare da Rayquaza e posso prenderlo tecnicamente, no? Raga, ho tipo... sono messo malissimo. Cosa abbiamo? Abbiamo due Pokéball, 4 Megaball e una Premier Ball. Dove cazzo voglio andare? Cioè, parliamone. E non posso manco fargli del danno. Io... mi immagino soltanto quando arriverò da Petra alla prima palestra e mi presenterò con Rayquaza. Ivo, io lo so che tu andrai ad intimidire Rayquaza, vero? Vai, di nuovo Mega Ball. Ha un catch rate bassissimo, non lo prenderò mai Rayquaza così, purtroppo. Rayquaza, possiamo aspettare un attimo? Voglio prima finire di esplorare Ciclamipoli, perché ancora neanche l'ho fatto, se ci pensate. Oh, cazzo, la nave abbandonata. E se esco da suddetta nave abbandonata, il Monte Pira. E se cado giù... non ricordo come ci sono arrivato. Ok, teniamoci la mente sta cosa. Il casinò. È tutto quanto un grandissimo casinò, ma senza... Che due coglioni, però. Sta nave abbandonata. Il Monte Pira di nuovo! Navel Rock, ti prego, portami dove devi portarmi. Ah? Huh? Ti ho già incontrato... Con chi sto parlando? Penso che diventeremo grandi amici. Quindi rimetterò il mio numero nel tuo Pokénav. Sappi che è inquietante che un adulto che va in giro con gli occhiali da sole come te lo faccia. Poi vabbè, mo sei un fantasma. È diventato Ghost, il film. Il presidente vorrebbe parlare con te. Sto parlando con un altro fantasma. E mo sto camminando sul divano. Prego. E mo sono dentro il tavolo. Ah, questo randomizer è bellissima. Wait, questo qua non è il... È il centro meteorologico o qualcosa del genere? For fuck's sake. Questo è il centro Pokémon di Cuor di Lava, dove non sono mai stato. Quindi buono. Ok, siamo al... al centro commerciale di Verdazzupoli. A cui ci si arriva tramite... il... Allora, piano. Come ci siamo arrivati a questo centro? Perché è la terza palestra, quindi la quarta che troviamo. Qua fatemi vedere anche se le scale in qualche modo portano da qualche parte. No, ho una normalissima casa. Cosa mi stai dando? Flash. Cut, taglio. Beh, buono che abbiamo trovato l'HM di taglio. Che lui sta per vomitare, quindi fuori dalle palle. Papà? Oh no, devo accompagnare Wally a catturare un Pokémon. Muoviti. Grandissimo. Quindi potrei aver trovato la quinta palestra? Fa vedere. No, ok. Questa qua è la palestra che ti viene caricata a inizio gioco. Non posso farci nulla. Più allenatori mi skippo, più contento sono, eh.
per uscire qui in basso e finire. Sì. Yes, cazzo. È lei o non è lei? Certo che è lei. Ciao Petra, come stai, zii? Ciao, sono Rosanna, la gym leader della prima palestra. Sì. Combattiamo, ti prego. Finalmente, dopo quasi 2 ore e 40, abbiamo trovato la prima palestra. Ah, cazzo, ne hai 3 di Pokémon? Madonna. Sì, non ho mai giocato a Smeraldo. Ci ho giocato una volta 5 anni fa. Però nel frattempo ho giocato più volte a Rubino e Zaffiro. Quindi non mi ricordavo che ci fosse una potenziale battaglia in doppio. Non mi ricordavo che avesse 3 Pokémon. Ricordavo 2. Ricordavo un Geoduddo e un Nosepass, che comunque c'è. E comunque muore con un solo colpo, grazie a Rosaria. Rosaria versus Rossa. Oh cazzo. L'ha retta bene. Dai. Ciaone. Nosepass cade. E finalmente abbiamo una medaglia. Cazzo. Che botta di vita. Raga. È possibile che tu possa finire la sala d'onore? Tecnicamente no. È uno di quei posti dove non puoi finire. Che non è stato randomizzato. Ok, piano numero 3. Scendendo siamo alla terza palestra che abbiamo già segnato. Devo assolutamente trovare il modo di tornare a Ceneride. Perché è da lì che riesco ad accedere alla palestra numero 6. Che è quella con volo e poi ci permette di muoverci più liberamente. Che posto sei tu? Fuck, sei Mos Deep. Ci basta tornare a Ciclamipo. No, mi ero dimenticato di voi. Never mind, then. Ciao, Fra. Scusami se ti schippo, ma devo capire cosa c'è attorno. Oh? Fiammetta! Quindi ci manca giusto la seconda palestra e il quarto Super 4, oltre che il campione. Non dimentichiamoci il campione. Vattene, via di qua. Aspetta, per favore, non prendere i miei beni. Ma zio, gli ho già consegnato anche di dovere. In realtà, sapete quale Pokémon ha Surf? Volevo dire volo. Lui. Cioè, so che è una mossa di merda da dargli volo, ma almeno ci possiamo muovere liberamente. Vi ricordate quando prima ho detto che quella singola Pokéball ci avrebbe permesso di catturare Rayquaza? Ora guardatela in azione. Fuck. Ci ho provato. 2 hours later. Comunque è bellino, cioè ci sta. Mi sto proprio divertendo. Yes! Yes! È successo! Sebbene sia una cosa bella il fatto di aver catturato il leggendario di copertina, che andremo a chiamare Amilcare. Sì! Ora dobbiamo tornare indietro e cercare un centro Pokémon. Oh sì, cazzo, è vero che c'era il centro Pokémon della Lega. Yes! Curami! Dannata infermiera! Yes! E ora abbiamo finito. Va bene, quindi andiamo a fare la palestra di Alice a Forestopoli, in modo tale da poter poi utilizzare il volo, e da lì muoverci con un attimino più di criterio, perché altrimenti non ce la facciamo più. Ok, bello l'idea di farlo in ordine, ma mi sa che non ce la si fa mai. Ciao, sono Winona Ryder, actually chiamata Alice tristemente in italiano. E parte con Swablu. Beh, signorina, mi dispiace, ma perché uso volo? Vi scoccia se faccio la palestra tutta quanta così? Tanto, cioè, non vorrei dire, ma è già finita. Che tristezza, cazzo. Che tristezza. Medaglia piuma ottenuta. E ora possiamo tranquillamente volare in giro per Owen, vero? Ah, ce l'hai fatta fin da me? Sei intelligente. Ti ho messo tutta notte a piantare quelle cose. Oh, cazzo, è vero. Tecnicamente io ho appena skippato la casa del tizio che fa gli enigmi. Pog, caramella rara. Grazie. Ma quindi aspetta. Oggetti gratis? Che merda! Smoke ball?
E mi immagino questo tizio che ogni volta si vede arrivare questo PP Max e vai raga. Quando volevo farti presente che il bug abusing e il cheating in live sono bannabili, non so che sono riportati. E dai, EVCR, portami. Oh no! Ragazzi, l'abbiamo mandato in tilt. Perché l'abbiamo risolto troppi dei suoi trucchi. Me ne vado via per un viaggio. Addios. Il mio lavoro qui è finito. Addios. Ha letteralmente detto quello. E quindi Mossi torna da lui e non c'è più. Oh, è tornato! No, raga! No! Sono entrato in un loop! L'ho rotto! L'ho rotto! No! Ok, ok, ci siamo salvati! Quello che possiamo fare adesso è cercare di prendere tutte quante le altre medaglie, tranne la seconda, che è quella di Rudy, che magari è nascosta dietro una zona in cui bisogna utilizzare forza, spaccaroccia, surf, cascata, insomma, una roba di questo tipo. E poi cerchiamo Rudy e poi andiamo a fare la Lega Pokémon. Potenzialmente sì, ma forse no. Ero stacca al tempo perché non avevi Pokémon buono. Fuck! No! 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 Fermi. Ricarica. Arrivati qua, entriamo nelle terme. E una volta usciti dalle terme, andiamo al piano di sotto del centro Pokémon. Pardon. Nel market. E andiamo da Valterone Nazionale. Davvero si poteva fare soltanto una battaglia qua? Non la ricordo. Ciao, Valterone Nazionale. Uno, due, tre. Bene. Ah, giusto, c'era Manectric. 4. Medaglia numero 3 ottenuta. Letteralmente la numero 3. Ci manca la numero 2, ma abbiamo la numero 6. Bene. La quarta palestra, in effetti, era proprio a Lavaridge. Lo so che c'è la nebbia, ragazzi. Ovunque ci sia quella sorta di foschia nel gioco, purtroppo l'emulatore me la renderizza come full on nebbia e non si vede più una sega. Ah, mo c'è Fiammetta che se la tira perché si chiede la più fica, la più bella, la migliore del mondo. Che è possibile, ma come CBCR, non di più, perché ricordiamoci, Fiammetta è tipo minorenne, quindi sì, permettete? Oh no, si è confuso. Ah, a 18 anni, Fiammetta? E allora, ragazzi, scherzo. Mi sentirei un pochettino sporco lo stesso avendo 25 anni. Se ha 18 anni vuol dire che ha tipo 2 anni in più di mio fratello. E quindi no. È troppo piccola. Comunque ricordatevelo, splendori. Ragazze 2D maggiore di ragazze in 3D. Ok, lei fatta. Ora te... Bro? le cose sono successe storte. Non doveva andare così. È andato fuori schermo, ma ci abbiamo parlato lo stesso. Va bene, tu vai pure da papà. Ti sei visto andare via con la bici nell'angolo dello schermo. Vi giuro, ste cose mi spezzano. Vai a Pacific Log. Entra nella casa a destra del centro Pokémon. Minchia, raga, questa qua con tutti i giri che abbiamo fatto. Boh, mi sono segnato passaggio per passaggio. Teleport centrale. Teleporter di nuovo. Poi dentro la porta rotta. E poi la porta frontale a destra. E tecnicamente dovremmo avere la palestra numero 5. Sono così felice di poter combattere e avere una vera sfida Pokémon con la mia figlioletta. Ma una battaglia e farò di tutto. Ah, ok. Quindi ho skippato tutta la sua palestra. Cioè, c'è letteralmente io entro e combatto con lui. Worst gym ever, papà. Fatelo dire. Vai, Outrage. Vigoroth, nah, Outrage. Oh no, mi sono fatto male da solo. Outrage, Slaking, Outrage. Papà. È stato bello. Che maiale, cazzo. Outrage, 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 Outrage. Non ci posso credere. E per forza si è presentata con Serpentone leggendario, figurati. Oh? Ah, eccoti qui, confusi. Disse il fantasma. Per favore, vieni, c'è una cosa che ti devo mostrare. Norman, non ti scoccia, vero? Ma?
passata nel muro. Uè, signor Ignazio, cosa la porta qui nel mondo Pokémon dopo essere fuggito dal mondo di Pandora, come dice? Lo so, il re. Ah, quanto odio il re umido pure io. Torniamo a Forestopoli. E qua dentro ci sono Tel e Pat. Precisi. Ho Sandra come secondo Pokémon? Sì, assolutamente. Quindi, gemellini di merda, venite qua che vi apro il culo. Allora, Outrage. Colpisci chi vuoi, tu anche. Amica risale al 72. Rosario al 27. Bravissimo, che non fai il minimo di danno. Amilcar intanto sta hittando di cattiveria quelli a sinistra. Finita? Oresta 17. Ah! Molto gentile. Palestra numero 7. Completata. Con Amilcare torniamo a Solarosa. Non qua. Bensì in questa casa qua dove abbiamo l'ottava palestra, cioè quella di Juan. Easy. Ciao Giovanni. Ah, giusto, dimenticavo una cosa importante che potevo fare, cioè Outrage. Whiskash, vuoi cambiare Pokémon? Nah. Vedete che si becca sto Outrage? Very nice. Grande Amilcare. Crodon, vuoi cambiare Pokémon? Tanto faccio extra rapido, quindi guarda che colpisco. Grande Joanin. E la palestra numero 8 è andata. Dobbiamo trovarla 2. Cazzo, dobbiamo trovarla 2. Fermi tutti, pausa. Giunto a questo punto, ho passato le successive 4 ore a cercare in tutta Hoenn quella stramaledetta palestra di Bluruvia. Ma ovunque andassi arrivavo sempre a un vicolo cieco oppure iniziavo a girare in tondo. Questo anche perché mi mancava la MN Forza che inizialmente mi sono cittato, ma letteralmente 15 secondi dopo averlo fatto sono arrivato nel tunnel Menferro rendendo il cheating assolutamente inutile, perciò yay. Però credetemi, ho guardato letteralmente ogni singola porta, ogni singolo teleporter, ogni singola grotta, comprese quelle subacquee, il nulla. Ad un certo punto ho addirittura provato ad attivare i cheat per passare attraverso i muri e camminare sull'acqua, ma non c'era verso di trovare quella stupida palestra lotta. E quindi che cosa ho fatto? Mi è arrivato il colpo di genio. Mantenendo il salvataggio, ho avviato una copia di Pokémon Smeraldo non randomizzata, sono entrato nella palestra di Bluruvia, ho salvato il gioco ed infine l'ho riavviato con la mappa randomizzata. Vediamo dove cazzo era attaccata. Ero softlockato. Cioè, da qua dentro io non posso uscire. Quanto bullshit questa cosa. Ecco perché non la trovavo. Perché non ci potevo arrivare. Ma vai a cagare, va. Ma almeno si spiega perché. Almeno si spiega il perché. Rudy, pezzo di merda, vieni qua. Ciao, sono Bruli. E Bruli? Perché Broly più Rudy è diventato Bruli. Perdonatemi, ma non potevo starle a impazzire ancora. Non ci sarei mai arrivato, purtroppo. No, usa la pozione. Ah, niente, rip Giulio. Vabbè, ti farò fuori con Oreste allora, grande Oreste, confusione. Ciao Machoppe. Ah, e muori Cimacuaita. Altro che vita al tiro. Tiè, beccati sta confusione. Per come mi era stata randomizzata, era diventato impossibile raggiungere la palestra. Ero stuck. Step bro. Step Broly. Ero stuck. Tiè, pezzo di merda, muoviti. Che poi tra l'altro è bullshit, perché ti hanno chiamato Rudy, ma io conosco 3 Rudy in tutta la mia vita e tutti e 3 sono pelati, quindi non è vero che c'hai i capelli. Tu brutto bastardo che hai nascosto la palestra qua dentro, muori. A questo punto io direi di fottercene altamente del classico discorsetto del devi avere tutte le medaglie, perché noi entreremo nelle stanze rompendo il lucchetto. Mi piace il tuo sguardo, sei molto affascinato. A 10 anni, Sydney, smettila. Ho missato. E che palle però, e che palle... Extra rapido. Vai di extra rapido. Figa, oh, ma che palle. Cotton Spore a tua madre. Cioè, Shifty ha passato il tempo a schivare gli attacchi, ad avere botte di culo perché gli avversari si colpivano da soli. Mo' arriva Cacturn e flincia. E tua madre flincia. E Super 4 di tipo buio è andato. Ciaone. Addios. La prossima è Phoebe, che possiamo raggiungere da Fall Harbor, la cittadina dove c'è il tizio malato di fossili e Loli. Vi dico quello che ho scritto, Ho scritto casa a sinistra del teleport per città Fall Harbor attraverso mele. Attraverso meteo. Aha.
Attraverso Meteo. Eccolo. Era comprensibilissimo, in effetti. Dove cazzo sta scritto Meteo? È scritto palesemente mele. Sì, sì, zitta. Hai passato la tua vita a far la suora sul Monte Pira. E ora ti masturbi pensando ai banetti. Comunque cade anche Sableye. E Phoebe è stata ufficialmente sconfitta. Tocca quindi a Glacia. Ho studiato il ghiaccio mettendolo in freezer. Poggers. Ma no, non è affatto rischiosa sta sfida per Amilcar. Anche se fosse, cioè, è all'80. Sciotto chiunque. Sono più veloci di chiunque. Non abbiamo problemi di alcun tipo. E intanto ci cade anche il Walrein. 5 hit di oltraggio. E senza prendere danno, anche Glacia ci cade. Rimangono il nostro amico Drake. E infine il campione. Il champ. Sì, sono l'ultimo di Super 4. Drake, il maestro dei draghi. Mi hanno dato un nome di merda, lo so. È che, cioè, è facile pensare al fatto che Drake si chiami così perché il Super 4 è di tipo drago, ma da un punto di vista della lore, i suoi genitori l'hanno chiamato Drake quando era un neonato, quando ancora non sapevano che sarebbe diventato un Super 4, un capo palestra di tipo drago. Tutti i capo palestra sono così. Beh, in effetti, cioè, non proprio in realtà. Ah, beh, però sì, Broly. Però Omar... Oh, ho appena realizzato che Omar di Pratopoli si chiama Omar perché è Omar. E ora rimane un'unica battaglia da affrontare. Ossia, quella contro il campione. Ciao, Adriano. Benvenuta, Confusi. Sì, scusami se mi sono incantato davanti allo Sky Pillar, però non avevo voglia di parlare in quel momento. Ero un po' depre. E spammiamo ancora una volta oltraggio. La vera mossa dei campioni. Forse Wailord lo regge, un oltraggio. Ritiro tutto. È vero che c'ho tipo 25 livelli in più di Wailord, però. Revitalizzante Massimiliano su Amilcare. E finiamo questa pagliacciata, cazzo. Questa stupida pagliacciata. Whiskash. Ma che cazzo vuole fare con un Whiskash? Guarda che faccia da pepegotto che c'ho. È letteralmente la trasposizione Pokémon del TRL Ga. Signori, preparateli sulla tastiera, perché è giunto il momento di dare il benvenuto alla nuova... Milcare, perché? Perché mi vuoi odiare? Stavo dicendo, date il benvenuto alla nuova ca... Stavo dicendo, date il benvenuto alla nuova campionessa di Pokémon Smeraldo con la mappa randomizzata. Iniziate pure a spammare questi TRL HD per la pelatissima Confusi. Spam di uova in chat. E non si vedono. E quindi niente uova, fate finta che quei TRL HD siano tutti uova, ok? Non voglio farlo mai più. O forse lo farò. Lo farò a mo' di race insieme a, che ne so, a Diego, a Dani. So che Diego ci sta giocando, quindi è preso bene. Quindi può essere che con l'anno nuovo una piccola race la si faccia. Io ve lo dico, eh. È possibile.